Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi ragazzi parleremo di business, rispondo ad un ragazzo che mi chiede: dottore, come faccio a modificare, cambiare la mia mentalità, perché ho fatto e faccio 1000 corsi sul business però rimango sempre quansé, come dicono in Francia, bloccato nel mio passato negativo, dove si pensava, tra i miei amici, nella mia famiglia, tutta la cosa, le cose più brutte sul business. Cosa fare con l'ipnosi DCS vera e professionale? Bene, gli ho raccontato una storia, che se tu non modifichi ciò che hai dentro nel tuo subconsciente, nel tuo pilota automatico, in quella forza che comanda sul tuo volere, sulla tua volontà, hai voglia di dire voglio diventare ricco, voglio avere successo, voglio vendere al massimo, voglio dimagrire, voglio smettere di bere, per quanto riguarda altre situazioni. Perché? Perché il tuo subconsciente, l'88% della mente, che di solito teoreticamente per un destrimene è posizionato sulla destra della tua testa, controlla tutte le tue emozioni, la tua immaginazione, sono deputate le funzioni neurovegetative, controlla il tuo corpo, la crescita dei capelli, la crescita delle unghie, il tuo sesso, le tue sensazioni, cioè controlla tutto il subconsciente, aggiungo controlla anche la tua coscienza, la tua volontà. E poi c'è il 12% che sta sulla parte sinistra, il 12% che è la razionalità, la logica, la volontà. Voglio, dico, voglio e desidero, ma se non passa nella parte automatica, nel famoso computer di Star Trek, ha voglia di dire montagna spostati, la montagna non si sposterà mai. E mi riferisco anche a chi non segue la lettera, le istruzioni molto facili, facilissime, alla prova di un nonno, alla prova di un pigro, alla prova di un idiota, perché inconsciamente magari si sta boicottando. Se le istruzioni dicono devi usarlo da A a B, devi usarlo da A a B, è inutile che cerchi Z, B, F, magari lo puoi fare, ma sta a te fare i test e le prove, nessuno dice il contrario. Per cui, ritornando al business, io parlo per me. Mi ricordo tanti e tanti anni fa, prima di essere uno studente lavoratore senza una lira in tasca, ho fatto 1000 lavori, ragazzi. Io pure esco da una famiglia molto povera, dignitosissima, molto povera, dove si parlava e pensavo tra gli amici, nel paese, nella famiglia, il peggio del peggio del peggio, quando vedevi qualcuno col macchinone, quando vedevi qualcuno realizzato, quando vedevi il ricco di turno, eccetera eccetera, senza capire che sbagliavo. Perché invece di chiedermi come ha fatto quel signore ad arrivare lassù, perché mi chiedevo chissà quanta gente ha imbrogliato, chissà che imbrogli ha fatto, chissà che truffe, chissà che tutto il peggio del peggio. Anche i miei amici ragionavano così, perché uscivano da famiglie come la mia, povere, quindi un po' tra virgolette invidiose, perché c'è l'invidia di base. Ora, chi ha seminato nella mia testa qualche seme di imprenditoria che mi ha fatto radicalmente cambiare la vita da così a così nell'arco dei tempi, e anche rafforzato dall'ipnosi vera professionale? Ad un certo punto, quando nel 2008 è caduto il castello con la crisi di Lehman Brothers, come ben sai, la crisi finanziaria, le bolle immobiliari, la speculazione in borsa, eccetera eccetera, mia madre era figlia di piccolissimi imprenditori che facevano tessuto, facevano coperte, e seminava raccontando le sue storie di sua madre, della sua famiglia, della gente che andava e veniva da casa, eccetera eccetera, senza però dirci voi dovete essere così. No, lei raccontava solo la sua storia, le storie che l'avevano circondata quando era ragazza, giovane, adolescente e anche adulta. Questi semi naturalmente hanno attecchito nella mia testa e in quella di mio fratello, e naturalmente prima o poi hanno dato i suoi frutti. Anche qui, pur non conoscendo la parola ipnosi, nostra madre ci ipnotizzava che tutto è possibile se uno crede in se stesso. Mia madre, mezza suora mancata, ripeteva i Vangeli di Gesù, ma di fatto la musica non cambia, anche Gesù certe volte parla di questo.
come tutti i testi sacri, dall'Oriente all'Occidente, ok? Anche se bisogna specificare che l'ipnosi vera e professionale non è né religione né politica, non richiede il tuo credo, attenzione. E quindi tu, per cambiare mindset, per cambiare mentalità, va bene imparare le skills, le competenze, però devi lavorare qua dentro, nel tuo subconsciente. Chi è arrivato a certi livelli è perché qua dentro è scattata la famosa molla. E la prova del 9 è che ci sono molti bravissimi artigiani, pittori, che però continuano a fare le loro opere d'arte nell'angolino, non arrivano mai in alto, perché nel loro subconsciente esiste l'equazione soldi uguale dolore. Ok? Sembrano cose assurde per la tua razionalità, per la tua logica, però è così, ragazzi, sperimentato su di me. Per cui tu puoi o andare presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona, a prescindere da dove risiedi, in America, Stati Uniti, Inghilterra, Europa, eccetera, eccetera, sederti e iniziare un percorso per cambiare il tuo mindset, oppure farlo da solo, senza dare conto a nessuno, senza farti vedere magari perché ti dà fastidio, ti vergogni, in qualche studio, né online perché non hai tempo, eccetera, perché oltretutto il sottoscritto ha sospeso le sessioni di ipnosi di CS vera e professionale online per motivi di tempo, di progetti, di impegni. Oppure scaricarti degli audio MP3 di CS che fanno al caso tuo come ego entusiasmo, oppure tu sai vendere, sono dei titoli degli audio MP3 di CS molto potenti e professionali e naturali, senza nessun effetto collaterale, e veramente cambiare la tua vita da così a così, senza se e senza ma, come è successo a me tanti e tanti anni fa. Nel 2008 con la dottoressa Brunini mi ha salvato la mia persona, le mie attività in tutto il mondo, perché ho moltissime attività, e la mia vita, possiamo dire, che grazie all'ipnosi. E anche mio padre è colpito da un ictus, quindi il fatto di abbracciare sia problemi molto gravi sia problemi finanziari o relazionali non vuol dire nulla. Tutto ciò che possiamo concepire, tutto nasce da qui, ragazzi, e tutto può essere risolto qua dentro, se sai come fare, ok? Senza se, senza ma, ripeto ancora una volta. Oppure ci sono altri audio MP3 di CS che tu puoi vedere sul sito internet www.ipnologiassociati.com, che veramente ti daranno quella carica, quell'energia, quella voglia di... È tutto come per magia, come per incanto, come per miracolo. Il miracolo della tua mente, se me lo permetti questo termine, si trasformerà. Tu vedrai cose incredibili realizzarsi nella tua vita, anche e soprattutto nel business, cose incredibili, perché se tu qua dentro stai bene, hai dato gli ordini come al computer di Star Trek o come al genio della famosa lampada di Aladino, tutto si può realizzare. Ricordati, sta parlando un mentore e non un guru, anche se sono un guru, cioè un professionista di ipnosi di CS vera e professionale, ma soprattutto sono un mentore, so dirti dove mettere il piede quando cammini, e non l'ho letto soltanto nei libri. Quindi attenzione, quindi fidati che funziona, perché tante volte la maggior parte delle persone non afferra, cerca sempre fuori la miniera di diamanti, cerca sempre fuori la soluzione, cerca sempre fuori il guru, quando è dentro di lui che c'è la soluzione e nessuno trova o cerca. Per cui fidati, funziona. Fammi tutte le domande del caso, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi, del dottor Claudio Saracino. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita, a prescindere dal sottoscritto. Mettimi da parte, non mi interessa, anche la vendita degli audio MP3 di CS, l'associazione Ipnologi Associati di Los Angeles Beverly Hills che si occupa, la mia mission finché sono su questa terra, finché respiro, finché proferisco l'ultima parola, finché ascolto l'ultima delle parole, è di darti quell'input, quella molla per cambiare la tua vita, anche per cose dove i guru ti hanno detto non è possibile, come dissero mio padre con l'ictus nel 2008, non si può fare nulla, oppure ti dicono devi convivere, devi accettare, tutte cazzate con la K maiuscola al cubo, ok? Non credere, è uno sfogo, però fidati, se mi fossi arreso non starei qui oggi.
E poi seguimi anche su Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. È una grande cortesia, più che per me anche per gli altri. Non scrivermi soltanto in privato, scrivimi anche in pubblico, commenta, dammi degli input, dammi energia per favore. Perché può essere d'aiuto a chi sta lì a guardare ma non scrive, non ha il coraggio. Anche le domande, le osservazioni più banali, più stupide, scrivimi. E ringrazio una signora che ha scritto ultimamente in pubblico, chiedendomi se certe cose io ho risposto anche in pubblico. Bravissima signora, bravissima. Serve. Un bacio, un abbraccio dal dottor Claudio Saracino, alla prossima, ciao.